Paolo de Matteis è stato il più grande, più celebre pittore del Cilento. Purtroppo sconosciuto a noi cilentani, ma conosciutissimo a livello internazionale. Le tele di Paolo de Matteis sono al Louvre, a Parigi, sono al Prado, a Madrid, sono nei principali musei del mondo, persino in America, nel Polghetti Museum c'è l'allegoria della Divina Sapienza che incorona la pittura come la regina delle arti, che è uno dei suoi capolavori. Ancora tele di Paolo de Matteis al Museo di Oxford e così dicasi per tutte quante le principali pinacoteche, i principali musei del mondo. Riteniamo che in occasione del 350° anniversario della nascita di Paolo de Matteis sia doveroso da parte del Cilento, da parte della nostra comunità, tributargli gli onori che gli sono tributati all'estero e non in Italia e non nel Cilento. È una cerimonia riparatoria, direi, per il lungo silenzio in cui questo grande, grandissimo pittore è stato tenuto. Basti dire che negli Stati Uniti d'America gli hanno dedicato persino un francobollo celebrativo. La Banca del Cilento e Lucania Sud ha inteso con grande determinazione, con grande convinzione, sponsorizzare questo evento. È un evento straordinario perché saranno presentati oltre 30 quadri di Paolo de Matteis, tra l'altro quadri di grandi dimensioni, perché Paolo de Matteis non faceva quadri di ridotte dimensioni, ma quadri che a volte prendono una parete intera. Sono quadri stupendi dove a volte predominano i temi classici, mitologici, altre volte i temi religiosi. Paolo de Matteis è un pittore le cui opere sono presenti nei più importanti musei del mondo, dal Prado, ai musei di Londra, a quelli di Parigi, a quelli americani più importanti d'America. Io credo che questo fatto debba tornare come cifra per riconoscere proprio noi cilentani il valore di questa grande autorità della storia della cultura cilentana e probabilmente, forse solo adesso, ci stiamo rendendo veramente conto e stiamo prendendo coscienza del fatto che Paolo de Matteis e la sua imponente produzione artistica può rappresentare per il Cilento uno di quei prodotti da investire, da spendere, per lanciare l'immagine di un Cilento nuovo, di un Cilento come grande attrattore di un certo turismo e soprattutto di un turismo culturale, di un turismo che cerca arte, oltre che a certa gastronomia e a certi fattori antropologici di cui il Cilento sicuramente è fortemente segnato. Per cui il significato di questa mostra è un significato che va assolutamente, in maniera decisa, in questa direzione, nella direzione di dare alle popolazioni del Cilento un senso più profondo di attività e di attivismo. Quando ho incominciato a parlare di Paolo de Matteis è stato un vecchio di 80 anni, in Val di Giuseppe. Diceva: qua c'è il pittore, c'è il pittore, c'è il pittore. Ma chi conosce? Ne parlai con Monsignore Enrico, mi prese in giro, il prete, mi prese in giro e parlò anche un poco che ero un bugiardo, perché Paolo de Matteis era nato a Stio, era nato qua, era nato là. Tre o quattro famiglie benestanti conoscevano Paolo de Matteis, conoscevano l'esistenza di questo Paolo de Matteis. Finché io poi mi iscrissi all'Orientale di Napoli e incominciai a frequentare un po' gli archivi,
e trovai qualcosa su Paolo De Matteis. Poi via via mi dissero che un autore di nome De Dominicis aveva parlato di questo grande scrittore, e incominciai poi a vedere in tutte le chiese di Napoli le prime opere di Paolo De Matteis e che fotografai. E quindi tornai a Piano con 60 opere di Paolo De Matteis e ne informammo la cittadinanza, sicché si aprì un momento culturale di grande interesse. Già era la Proloco, già era formata, e quindi con l'aiuto della Proloco, che veramente ha lavorato e ha lottato e anche portato, ha dato vita a manifestazioni di grosso calibro, la Proloco di De Matteis, insieme a loro abbiamo cercato di portare avanti questo discorso. Ho scritto il primo libro su Paolo De Matteis, ha una certa importanza perché il Cilento ha conosciuto questo grandissimo nome, grandissimo pittore che è Paolo De Matteis, e non perché l'ho scoperto io, però no, l'abbiamo scoperto insieme. In fin dagli anni della Porizia si mostrò inclinato alla pittura, laonde il padre, per secondare il suo genio, lo condusse a Napoli, ove andò disegnando nelle chiese le opere dei più rinomati maestri di quel tempo. Così comincia la storia raccontata da Bernardo De Dominici di un cilentano in Europa, un grande pittore partito dal Cilento per Napoli e per le maggiori corti d'Europa. Paolo De Matteis nacque a Piano del Cilento il 9 febbraio 1662, 350 anni fa, figlio di Decio e di Lucrezia Orico. A Napoli fu allievo di Luca Giordano, che influì su tutta la sua produzione. Intorno al 1682 si recò a Roma, dove venne presentato da Gasparo de Haro y Guzmán, marchese del Carpio, al pittore Giovanni Maria Morandi, che lo introdusse all'Accademia di San Luca, vera fucina di esperienze moderato barocche sulla linea dei dettami del teorico Giovan Pietro Belluri e del pittore Carlo Maratta. A Roma De Matteis si diede ad osservare, scrive ancora De Dominici, e disegnare l'opera dei migliori maestri della romana scuola, e probabilmente entrò in contatto con il nutrito gruppo di artisti francesi votati al classicismo che accomunava in quel periodo Roma a Parigi. Nominato il marchese del Carpio, viceré di Napoli nel 1683, De Matteis tornò a Napoli, ancora alla scuola del Giordano, il quale aveva appena lasciato Firenze. Erano questi gli anni in cui la situazione artistica napoletana registrava una felice oscillazione tra un luminoso linguaggio barocco e il superamento del naturalismo in nome di un'adesione al nuovo stile importato dal Giordano. Quest'ultimo mostrava infatti una dualistica caratterizzazione di esperienze: da un lato il classicismo di Poussin e di Mola, e dall'altro una visione più propriamente barocca che si rifaceva a Berrettini, a Rubens e a Lanfranco. Nell'arte di De Matteis si verifica una sintesi dei modi del Giordano e del Maratta, come visibile nell'Allegoria delle Arti.
Nel 1690 la Madonna col Bambino nella chiesa napoletana di San Giovanni dei Fiorentini aprì la lunga serie di immagini devote e attestò l'adesione del pittore al classicismo marattesco. In questi anni eseguì la Madonna col Bambino, San Liborio e altri santi, Napoli, chiesa di San Liborio, Adamo ed Eva piangono a Bele, Copenaghen, Statens Museum for Kunst, Venere e Marte, Venezia, collezione privata, Caccia di Diana, Parigi, Louvre, San Mauro guarisce gli infermi, Arezzo, Badia delle Santissime Fiora e Lucilla, Martirio di Sant'Alessandro, Melfi, Cattedrale, Galatea, Milano, Brera, Miracolo di Sant'Antonio, Napoli, Santa Maria di Montesano. Particolarmente importante è tra il 1690 e il 1692 l'esecuzione delle 22 tele inviate ai gesuiti del Collegio Imperiale di Madrid, chiostro di Sant'Isidoro, probabilmente commissionate dal conte di Bonavides. Qui sono anticipati i modi e i soggetti poi affrontati tra il 1693 il 1697 nella chiesa napoletana di San Ferdinando, episodi e gesta della vita dei santi Ignazio e Francesco Saverio, ancora una volta esempio della perdurante adesione al linguaggio giordanesco, sia pure in più ridotta gamma cromatica. Allo scadere del secolo, il linguaggio pittorico del De Matteis subì una graduale sterzata verso modi di più contenuto classicismo. Da un giordanismo ancora ben evidente nel 1699, il maestro passò a un composito gusto arcadico. Nel 1699 gli affreschi della volta della farmacia della Certosa di San Martino a Napoli denunciano questo orientamento insieme a un ben preciso significato ideologico. I rimedi alle malattie degli uomini possono essere garantiti dai certosini erboristi solo se assistiti dalla Madonna e da San Bruno, fondatore e protettore dell'ordine, secondo una concezione lontana dai contemporanei orientamenti scientifici. L'inizio del nuovo secolo segnò nel pittore un più evidente distacco dal Giordano. Nel 1703, su invito del duca d'Estrée, che era stato a Napoli al seguito di Filippo V, il De Matteis si recò a Parigi con un suo allievo, Giuseppe Mastroleo, per restarvi fino al 1705, protetto da Luigi XIV. A Parigi De Matteis partecipò al clima culturale del momento, fondato sull'abbandono dei soggetti artistici a carattere profano e paganeggiante, a favore di una pittura apologetica e celebrativa, di memoria labruniana e di stampo religioso. È entrato in contatto con i pittori attivi della decorazione della cupola di San Louis des Invalides, subì l'influsso in particolare di Mignard, del quale vide, oltre le languide Madonne, i già citati affreschi degli Invalides, anche i lavori eseguiti per la chiesa di Val de Grâce e di Versailles. A Parigi De Matteis lavorò anche per il banchiere Pierre Crozat, affrescando alcuni ambienti del suo palazzo, per il banchiere Thévenin, per la sua casa di Clérembault, per la Compagnia delle Indie e per la chiesa dei Celestini. Prima o dopo il viaggio a Parigi, De Matteis seguì gli affreschi alla volta della chiesa di San Sebastiano a Guardia San Pramonti in provincia di Benevento. Nel 1707 dipinse la storia della vita di San Nicola di Bari in San Nicola alla Carità a Napoli. L'anno successivo era impegnato in Sant'Anna di Lombardi. Nel 1711 decorò la sede della Congregazione dei Pittori nella casa professa dei Gesuiti. Pur continuando a lavorare per gli innumerevoli ambienti ecclesiastici, passato il regno sotto il dominio austriaco, fu nell'ambito del ceto civile ed aristocratico, ora assurto a posizioni di particolare privilegio, che maturarono molte nuove commissioni per il palazzo del viceré conte Daum a Vienna tra il 1713 e il 1719. Eseguì Ercole coronato dalla gloria ed assistito dalla giustizia, dalla fortezza e dal valore, mentre la verità e il tempo tenean l'invidia e la maldicenza abbattute, come spiega De Dominici.
per Eugenio di Savoia, l'allegoria per il trionfo di Eugenio di Savoia alla battaglia di Zenta, Bernard Castle, Bone Museum, Inghilterra, di cui una seconda versione autografa è nel castello di Opocno, per il castello di Pommersfelden, una galatea e un'aurora con il carro del sole. Nel 1711 conobbe il filosofo Anthony Ashley Cooper, terzo conte di Shaftesbury, il quale l'anno seguente gli commissionò un Ercole al bivio, Giles House, Dersot, Inghilterra, replica firmata e datata 1712 alla City Art Gallery and Temple Newsham House di Leeds, Inghilterra, due repliche ancora a Monaco, Bayerisch National Museum. Di questo dipinto Lord Shaftesbury forniva indicazioni programmatiche nell'essere on Painting Being a Nation of the Historical Drought and the Tabletop of Judgment of the Hercules, Londra 1713. Fondato sull'antico tema di Prodico Diceo, tramandato da Senofonte nei Memorabilia Socratis, il dipinto è un exemplum virtutis di impronta socratico-platonica, il cui significato consiste nell'affermazione che non la strada delle apparenze sensibili indicata dalla voluttà bisogna perseguire, ma quella più ardua che procede per gradi di elevazione spirituale. Tornato a Napoli nel 1713, eseguì in quest'anno l'Immacolata, Napoli, chiesa di Santa Brigida, per i signori Gervasini. In questo periodo perduravano le sue posizioni classicistiche, da queste sembra distaccarsi nell'allegoria della pace di Utrecht e della pace di Rastad, celebrante la fine delle ostilità per la successione al trono di Napoli, sancita dall'avvento al trono di Carlo VI, ex candidato di Asburgo al trono di Spagna. Della tela originale, oggi a Capodimonte, rimane soltanto la parte centrale con l'autoritratto di De Matteis ed alcune figure residue della grande allegoria. Questo dipinto, ispirato a Rubens che dipinge l'allegoria della pace del Giordano, è una contaminazione di due generi, lo storico e il ritrattistico, ed è eseguito in chiave di luminoso giordanismo con rapide stesure cromatiche. Sottolinea inoltre l'intenzione del maestro di dichiarare la sua personale adesione al nuovo assetto politico che gli consentiva, sotto gli auspici della ritrovata pace, di poter esplicare serenamente la sua attività nella tranquillità domestica, come denuncia il suo abbigliamento in veste da camera. Ripresi i consueti modi stilistici, De Matteis continuò ad inviare dipinti in Puglia e nel Napoletano. Nel 1721 eseguì l'apparizione dell'Immacolata a San Bruno per la chiesa della Dolorata in Serra San Bruno. Eseguiti nel 1721-1722 gli affreschi e i quadri per il Duca di Monteleone, Don Niccolò Pignatelli, nel 1723 tornò a Roma, dove si trattenne fino al 1726 per servire il Cardinale de Polignac, già conosciuto a Parigi. Qui incontrò il napoletano Cardinal Vincenzo Maria Orsini, poi Papa Benedetto XIII, il quale lo accolse con grande amorevolezza, afferma il De Dominici. La sua permanenza a Roma non fornì al De Matteis nuovi spunti culturali, essendo l'ambiente pittorico fermo sulle note posizioni di classicismo barocco dei seguaci del Maratta e dei francesi lì presenti. A Roma, oltre che per i committenti di aree ecclesiastiche e papale, lavorò anche per alcuni aristocratici portoghesi. La produzione degli ultimi anni mostra ormai il pittore convinto esecutore di un formulario accademico in riferimento costante al Giordano e al Maratta. De Matteis morì a Napoli il 26 luglio 1728 e fu sepolto nella chiesa della Concezione. Il ratto delle Sabine, olio su tela 230x190 cm, proveniente da collezione privata. Scoppiò un tumulto e la gioventù romana, un preciso segnale, si mise a correre all'impazzata per rapire le ragazze, racconta Tito Livio. Nell'opera del De Matteis, scrive Giovanni Festa, tutto sembra costruito a partire dal tema del conflitto fra forze di opposta polarità. Conflitto di direzioni grafiche, fra coppie oppositive innanzitutto, si noti come dal nucleo centrale del quadro, dal viso della donna accasciata, dal braccio proteso, dipartono quattro linee di fuga centrifughe. L'idea è quella di un prisma che si apre. Un secondo soldato corazzato, di spalle, va verso il fondo
mentre il terzo, con l'elmo a destra, afferra una donna, bilanciato da un quarto, che con una tunica afferra una fanciulla che a sua volta tenta di strappare la sua compagna dalle grinfie del primo. Chiude la composizione una quinta coppia, dove la donna, accasciata, volge il palmo della mano levata verso lo sfondo bluastro. Sacra conversazione di San Nicola, olio su tela, 147x117 cm, proveniente da collezione privata. L'opera mostra San Nicola inginocchiato, immerso in una muta conversazione con la Madonna e il Bambino. L'opera, spiega Giovanni Festa, sembra tesa a metà fra due possibilità. Il pittore, per un verso, non va al di là della mera descrizione di un episodio della vita del santo. Nicola ha la mano sul cuore, stringe il vincastro pastorale, mentre la Madonna mostra, in un gesto di ostensione, a metà fra il rituale e il materno, il Bambino in fasce, freschissimo e mobilissimo. Dall'altro inserisce qualche accento, qualche impennata moderna, che ne fa di un'opera di un certo interesse, specie nelle figure di contorno. Bella è l'invenzione dei due putti in basso, il primo, che porta via sul capo il libro del santo, il secondo volge all'ultimo momento il capo adorante verso la Vergine. Chiude sul lato opposto un putto a funzione di atlante, che sembra reggere su di sé il peso della cortina a nero fumo. Notevole anche l'invenzione degli angeli che ornano il registro celeste con una rapidità facile di fattura che porta allo smarrimento dei contorni. Apollo e Daphne, olio su tela, 88x61 cm, proveniente da collezione privata. Daphne, figlia del dio fluviale Ladone e della terra, cercò salvezza presso la madre e venne tramutata in lauro. È per questo che da allora il dio ama adornarsi il capo con i rami della pianta come corona. L'opera, scrive Giovanni Festa, si snoda come fregio in una sorta di panoramica laterale a registrare l'inseguimento del dio che, coronato, tende il braccio vanamente per afferrare la giovane riottosa. Daphne sembra implicata in due diverse tipologie d'azione. Da un lato volge il capo all'indietro, come a volersi sincerare della lontananza dall'inseguitrice, dall'altro pare fissare un punto cieco, come assorta in una preghiera muta. Le braccia tese verso l'alto, come se la dea si dolesse per la triste sorte e subisse l'irrigidimento del tono muscolare per la trasformazione del corpo in arbusto, una figura barbuta del dio fluviale melanconico e due ninfe nude in preda al panico formano un coro che assorbe il gran tumulto che proviene dalla scena centrale. Lo sfondo è particolarmente interessante. Si tratta di un paesaggio antidiluviano assai misterioso. In lontananza fiorano spalti ghiacciati da fine del Paleolitico. Le figure si muovono all'interno di una superficie rocciosa che si stempera vicino alla soglia estetica in spalti dentellati, aspri da calcare a piedi nudi. Il quadro è di chiara derivazione giordanesca, appartenente al primo periodo pittorico del De Matteis. Vocazione dei santi Pietro ed Andrea, olio su tela, 66,5x92 cm, Napoli, collezione privata. La tela, incentrata sull'episodio evangelico della chiamata da parte del Cristo dei fratelli Simone, poi ribattezzato Pietro, ed Andrea, rappresenta uno degli episodi di maggiore fedeltà del De Matteis al dettato della pittura giordanesca. Ne costituirebbero eloquenti riprove, ci dice Gianluca Forgione, oltre al taglio compositivo a figure grandi, giocato sui primi piani, la stesura veloce e compendiaria della calda materia cromatica, caratterizzata dai frequenti e guizzanti tocchi di biacca. Riposo durante la fuga in Egitto, tempera sotto vetro, 54x43 cm, proveniente da collezione privata. L'opera è delicatissima. Il De Matteis, scrive Giovanni Festa, ama legare fra loro i gesti come in un nastro che si svolge. Accade spesso che una figura inizi quello che una seconda figura conclude, creando una sorta di linea melodica, di piccola banda sonora. Qui il San Giuseppe si piega in avanti distendendosi, mentre Maria è seduta e raggomitolata su se stessa. Il Bambino, con le braccia alzate, sembra brancolare nella confusione luminosa dei tempi della vita. Due putti raccolgono dei fiori per donarli al Bambino. Sono pupazzi un po' legnosi, svolti secondo il consueto movimento cinetico. I colori svolgono tutta la scala dei verdi e dei grigi, anche se l'arancione della tunica di Giuseppe e soprattutto l'azzurro
azzurro oltremarino del velo della Vergine introducono delle note squillanti di grande forza, suggestivo lo sfondo. Il De Matteis è paesaggista sensibilissimo che utilizza il paesaggio come vera e propria cassa di risonanza emotiva della scena. È certamente un grande pittore, la sua originalità, la figura è piuttosto semplice, la gestualità è contenuta, non ci sono nelle grandi drammi, la sua è sempre una compostezza che gli veniva da questi maestri romani e dal tempo romano a seguito di Maratta e di Morandi. San Giovannino, olio su tela, 109 x 75 cm, proveniente da collezione privata. Una figura imponente di santo in primo piano che satura tutto il quadro, scrive Giovanni Festa. Giovanni, bambino, tende la pupilla verso l'alto. Bello il dettaglio del punto bianco che illumina la porzione scura dell'iride, verso un fuoricampo che è l'oltrecielo, apertura irriducibile nello spazio-tempo. Ma tutto nel quadro è prefigurazione spostamento. La croce, la pecora mansueta, lo stesso abito del santo orlato di pelliccia, allusione ai giorni della predicazione nel deserto, il manto scarlatto come quello di Cristo che rimanda al martirio, fino alla gravità nero pece dello sfondo, sono tutti segni che rimandano ad altro, da un lato al sacrificio del santo, dall'altra al compimento delle profezie. Galatea e Aci, olio su tela, 210 x 318 cm, proveniente da collezione privata. Galatea, la ninfa di origine sicula, è portata in trionfo sulla sua conchiglia trainata dalla consueta folla di creature marine, mentre Aci, già vittima del destino di morte causato dalla gelosia di Polifemo, ricompare in forma di fonte secondo il desiderio dell'amata Nereide. Il tema, scrive Gianluca Forgione, è tra i più celebrati della pittura del De Matteis. La dea Iris appare alla dea Cibele, olio su tela, 128 x 152 cm, Napoli, collezione privata. L'opera presenta una rara raffigurazione della dea Iris, quale personificazione dell'arcobaleno e messaggera degli dei che appare a Cibele, antica divinità frigia della madre terra. Il dipinto, secondo il Pacelli, costituisce una prova eloquente del linguaggio aereo e spigliato del De Matteis negli ultimi anni del 600, caratterizzato da teneri e gentili modellati e da un'impostazione compositiva e un trattamento della materia pittorica ancora di ascendenza giordanesca. Le scelte cromatiche risaltano per luminosità e brillantezza. L'artista, nonostante risponde ad una committenza, rimane artista e quindi rimane libero nella forza della sua produzione, questo senz'altro. Io, tra l'altro, nella mia breve prefazione al catalogo di questa mostra, mi sono avventurato, potrei proprio usare questa espressione, nell'interpretare la pittura di De Matteis, che è una pittura che ha fatto da sfondo e da cornice a un panorama culturale europeo, politico europeo, di grandissimo interesse. Cacciata dal paradiso terrestre, olio su tela, 100 x 124 cm, proveniente da collezione privata. L'opera per tema i progenitori nel momento in cui essi pagano con la cacciata dal paradiso terrestre. L'immagine, secondo il Pacelli, rispetta i canoni dell'iconografia classica. L'angelo, che è quello codificato dalla tradizione raffaellesco-reniana, cui si ispira nei suoi dipinti lo stesso Giordano, impugna una spada lunga e infuocata. Analogamente, i progenitori sono colti nei loro atteggiamenti più tipici: Eva che si copre il seno riecheggiando una posa da Venere pudica, Adamo che si porta le mani al volto in segno di vergogna e di disperazione insieme. L'angelo, tuttavia, è caratterizzato da una gamma cromatica fredda che vede il blu della corazza, il rosso del panna svolazzante e il bianco delle ali robuste e dei tratti somatici particolarmente idealizzati. Non ha nulla di drammatico, come gli imponeva la tradizione classicista. L'episodio è ambientato in uno squarcio paesistico di grande intensità espressiva che si apre in alto con l'apparizione mistica del coro angelico, annunciata da una luce e dai toni caldi. Deposizione di Cristo, olio su tela, 205 x 259 cm, Londra,
Robilan e Voera. Un'opera dagli echi vandichiani, secondo il Pacelli. La scala monumentale, le pieghe metalliche, la gamma cromatica già alquanto raffreddata, retaggi eloquenti dell'apprendistato romano, fanno da sfondo a questa contrita messa in scena del dramma sacro, secondo una modulazione in chiave già devozionale e pietistica, non lontana dalle interpretazioni analoghe. Danae, olio su tela, 130x180 cm, Ariccia, Palazzo Chigi. Danae, bellissima figlia del re di Argo, Acrisio, venne rinchiusa dal padre in una torre o in una cameretta ipogea a causa di un'infausta profezia. Il re sarebbe morto per mano del nipote, ma Zeus si invaghì della giovane e, penetrando sotto forma di pioggia aurea da una crepa del soffitto, finì per ingravidarla. Dal seme del dio nacque Perseo. Il De Matteis, secondo Giovanni Festa, realizza qui un'opera emblematicamente duale e come scissa fra un corpo sensualmente esposto e una profondità perturbata che sfugge, mentre i due cumuli di nubi, aprendosi e divaricandosi, mostrano un picco di luce. Nella figura in primo piano trionfa la linea ondulata, forma che è possibile ritrovare nel dorso di una conchiglia. Dall'alto cola la rugiada del fiore d'oro del nume che la serva si affretta a raccogliere nel piatto. La postura di Danae è quella della Venere distesa, ricorrente nelle raffigurazioni della dea leggermente divaricate che qui il De Matteis apre a corolla, il braccio destro rilasciato e quello sinistro teso, il ventre innaturalmente lungo, il viso volto verso l'alto modulano la figura della giovane in maniera assai varia. Bello anche il dettaglio della mano che stringe il lembo del lenzuolo bianco e le tre monete cadute sul letto ad alludere al miracoloso concepimento. Lo stesso dualismo è presente nell'incarnato, dove il bianco è attraversato da languori rossastri. La carne molle e fredda a causa della forzata clausura sembra incorporarsi all'improvviso, mentre le gote si infiammano a sangue. Ben motivata è l'irruzione della serva. L'occhio, un poco strabico, volto all'insù, i colori della veste e dell'abito che ritornano in altre zone del quadro, creando un insieme parecchio coerente e unitario. In primissimo piano, in uno di quei giochi ottici che tanto piacevano al De Matteis, la natura morta, composta da un cuscino e veste azzurra che sembrano ancora una volta volersi imporre con tratti di realtà più decisi. Trionfo di Galatea, olio sul rame, 48x39 cm, Napoli, collezione privata. L'opera costituisce una delle modulazioni più tardi del De Matteis sul tema della Galatea, più volte affrontato dal pittore nel corso della sua esperienza artistica. Se le precedenti rappresentazioni della celebre Nereide erano unite dall'evidente matrice giordanesca, l'inclinazione accademizzante di Galatea, scrive Gianluca Forgione, contribuisce all'intelaiatura compositiva più nitida e semplificata. La ninfa, trainata sulla sua conchiglia dalle due creature marine e dall'originale pala rotante, è la sola protagonista, mentre il drappo, in forma di arco, la vela, che ne favorisce la levicazione, è da intendersi quale attributo romano dello spirito dell'aura.
Trapasso di San Nicola, olio su tela, 73,5 x 102 cm, proveniente da collezione privata. L'opera, scrive Giovanni Festa, raggiunge il pathos in una crescita esponenziale di figure da destra verso sinistra e verso l'alto. C'è il chierichetto di spalle affaccendato nell'asciugare i sacri oggetti del culto. Seguono i due prelati, a cui invece è dato di osservare il miracolo, al quale però non prendono parte direttamente. Il terzo livello di crescita è dato dal santo, che, preso di forza dagli angeli che lo strattonano, sta per essere condotto in cielo. L'opera ha poi un'impennata improvvisa verso l'alto, la madre di Dio nel ruolo di colei che intercede e quindi sta tra il cielo e la terra, Nicola e il Cristo, il corpo balzante in una levitazione rotante, sospinge lo sguardo su fino al trono del Figlio, rifulgente di luce interiore e circondato da angeli e profeti. L'ascesa trova il suo culmine nel registro divino, i tratti si sfaldano e lo stesso formato addolcisce i suoi contorni rettangolari in quelli del semicerchio. L'opera è un bozzetto completo della grande opera in San Nicola alla Carità a Napoli e quindi da datarsi intorno al 1712. Venere nella fucina di Vulcano, olio su tela, 100 x 130 cm, proveniente da collezione privata. Attribuita con certezza a De Matteis, l'opera mostra la dea della bellezza che appare in una visione onirica allo storpio fabbro, circondata da putti volteggianti. Il marito, reclinato, puntella la massa sui muscoli poderosi delle braccia. Il risultato nel registro basso, scrive Giovanni Festa, è il riferimento ad una umanità di diversa e più problematica estrazione, impratichita ad un retaggio più duro, meno domesticata e fastosa e più cupa e dolente. Tutto questo scompare nel registro superiore, dove la dea, sfolgorante, è un'apparizione di celeste bellezza. Le figure sembrano infatti ricomporsi entro un formulario più schematico e morbido. Il viso di porcellana della dea dalle forme tornite è la stessa figura maestosa di Vulcano. Sacra Famiglia, olio su tela, 64 x 77 cm, proveniente da collezione privata. L'opera è una Sacra Famiglia in un interno astratto, probabilmente la Grotta della Nascita, di cui è visibile il pagliericcio sul quale è adagiato Gesù. Il gesto della Madonna affaccendata che solleva un lembo del panno che avvolge il bambino è quello tipico della cosiddetta Madonna del Velo, scrive Giovanni Festa. Il De Matteis, a suo agio nella comunicazione di sentimenti semplici e quotidiani, preferisce inserire una reazione da parte dell'infante che, seppure un po' stolida, vuole far pensare comunque al dramma della passione. Il gesto delle braccine allargate accenna di certo alle membra slogate della crocifissione. San Giuseppe osserva da dietro, un poco discosto, quasi come se facesse fatica a comprendere il colloquio umanissimo e così presago di cose che sta avvenendo fra Maria e il bambino divino. Il dettaglio in primo piano
così ravvicinato del tronco di legno è, infine, un chiaro riferimento alla croce. Ecco come, pur se in maniera compendiaria, tutto nella figurazione, come in un rebus onirico, sembra rimandare un registro di significazioni ulteriori e più alte. La piccola opera del 1725 a carattere votivo è quindi una testimonianza di come anche negli ultimi anni il pittore era capace di intenerimenti improvvisi di una certa suggestione. Matrimonio mistico di Santa Caterina, olio su tela, 200 x 230 cm, Aversa, cattedrale di San Paolo. Santa Caterina, figlia di Re Costo, era una giovane di grande avvenenza, istruita negli studi delle arti liberali. Quando l'imperatore Massenzio, o Massimino, secondo altre fonti, sacrificò agli idoli, ella disputò a lungo con lui per distoglierlo dall'adorazione degli dei pagani. Lo stesso fece con numerosi retori che intervenivano per ribattere quello che sosteneva, finirono per convertirsi. Anche l'imperatrice, il generale e numerosi soldati furono convertiti dalla santa e per questo barbaramente uccisi. Massenzio, infuriato per l'ammirabile eloquenza e la purezza di Caterina, ordinò di fustigarla per poi rinchiuderla in una cella sotterranea, ma venne rifocillata da una candida colomba e curata dagli angeli. Quindi, dopo una serie di tentativi infruttuosi, la fece decapitare, ma dal suo corpo sgorgò candido latte e non sangue. Dal punto di vista della composizione, il De Matteis inserisce le figure in un vasto boccascena di impianto teatrale. La santa, inginocchiata su una gradinata scheggiata, che vuole forse alludere a parte dell'etimo del suo nome, Ruina, tende la bella mano affusolata verso il bambino. Ha la pelle d'avorio, un po' imporporata, il lungo collo morbido e le ricche vesti che, variegate nel colore, nella foggia e piene di pieghe, anfratti e rigonfiamenti, si distendono come una piccola sonata. La Madonna riluce come una distante stella fissa, ma è umanissima nel volto tondo e paffuto e nella sollecitudine tutta materna con la quale avvicina il bambino alla santa. Gli angeli sullo sfondo, che secondo la leggenda trasportarono il corpo di Caterina dal luogo del martirio fino al Monte Sinai, riempiono la scena a mo' di un coro che entra improvviso nell'atto conclusivo di un'opera lirica. Bello quello di destra, che regge un manto rosso e la corona del martirio in una maniera quasi astratta. Le colonne sullo sfondo, inghirlandate da una corolla di nuvole e il solito cielo cilestrino, compongono uno sfondo simile a quelli posticci dei teloni di scena. La tenda verde ondeggiante sul capo della Vergine completa l'impressione di trovarsi davanti a una qualche sacra rappresentazione. Il pittore non rinuncia alla solita notazione di un oggetto che scivola in primo piano. Questa volta si tratta della lama sguainata, della palma del martirio e di uno sgabello tagliato dall'inquadratura e vicinissimo alla soglia estetica. L'opera, che fa pendant alla Santa Caterina converti pagani in mostra, proviene dalla cattedrale di San Paolo ad Aversa, è databile intorno alla prima metà della terza decade del Settecento. Addolorata, olio su tela,
180x128 cm, proveniente da collezione privata. L'opera illustra il cupo insieme controllato cordoglio davanti alla morte del Salvatore. Protagonista è Maria, la madre di Dio. Non si lancia nelle grida fierine e nei balzi della menade che vedono spesso protagonista la Maddalena, ma è tutta intenta a raccogliere tutto il dolore su di sé. Il corpo sembra arrestato in una contrazione dolorosa dove i tre blocchi del corpo sembrano seguire vie autonome. La gamba e il piede allungati scartano in direzione opposta rispetto a quella del busto e delle mani allacciate. Il volto infine si volge verso l'alto, dove volteggiano due putti. Le teste di altri due appaiono alle sue spalle che, immersi in una nube di ascendenza teatrale e posticcia più che sovramondana, le porgono i simboli della passione. I chiodi curvati dalla morsa delle pinze che le hanno estratte dal legno, la corona di spine dalle punte acuminate e a terra, la tenaglia, il martello e un terzo chiodo sono enumerati davanti all'occhio del devoto più che mostrati alla Vergine. Tutti gli astanti hanno le gote irrorate di pianto, gli occhi non vedono niente, a vedere è il cuore. L'immagine religiosa allora è sempre utile, ovvero risponde sempre ad uno scopo e quindi non è mai semplicemente un'immagine. La Madonna che piange davanti ai simboli della passione si offre a noi come tema di meditazione, come supporto vivo di una nostra offerta, proposito, intenzione. L'opera appartiene allo scadere della vita del pittore, quando i modi si sono ormai quasi del tutto convenzionalmente intorpiti. Il risultato è una maniera tarda assai involuta, contraddistinta da forme ora quietamente devozionali, ora ridotte a mere formule decorative.